Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria a te, Signore, Re di eterna gloria. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, luce perenne, benedici questo fuoco. Come il volto di Mosè, per la tua presenza divenne raggiante, così rifulga su noi lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, e ci sia dato di camminare sulla strada della vita come figli della luce verso il tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente l'annunzio pasquale, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna,
i favori assicurati ad altri. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa contenesse il suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Per annunciare il regno di Dio. Egli aveva promesso del mezzo di suoi profeti delle sacre scritture che riguarda il figlio suo, nato dal grazia di essere apostoli, per suscitare il Alleluia.
risorto come da un sonno, come un forte inebriato. Al peccato e con Cristo, ecco, siamo risorti, con Cristo dobbiamo risorgere. Questo è stato il nostro battesimo, questa è la nostra Pasqua. Ma ci sarà ancora un terzo momento, e se stiamo salendo sempre più in alto, se vogliamo raggiungere la pienezza, dice così ancora il precolio, infine, perché tutto il mistero si compia, il popolo dei credenti si nutre di Cristo. Sosteniamo la gioiosa speranza dei nostri fratelli, perché Dio Padre Onnipotente e Misericordioso li guidi nella sua bontà al fonte della rigenerazione. Preghiamo. Con tutto il popolo di Dio, fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale vostra figlia viene battezzata. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Aurora Maria, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a messa tra i suoi discepoli e il presidente. Ti rese grazie con la preghiera e le lezioni, lo spezzò e lo diede a loro, dicendo: prendete e mangiate. Thank you.
festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su voi e con voi.